Video vediamo fai pentire il tuo ex dopo la rottura, il metodo. Come riconquistare il tuo ex e farlo pentire? Come riuscire nella tua riconquista amorosa? Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Allora, fai pentire il tuo ex dopo la rottura, il metodo. Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose fondamentali. Intanto è importante capire se vale la pena, diciamo, dissipare energia per l'ex dopo la rottura. Diciamo la verità, che meno energia mettiamo, di fatto meglio è. Meno energia mettiamo, di fatto, più riusciamo ad avere situazioni positive nella nostra vita. Questo credo che sia un concetto molto, molto importante. Credo che sia un concetto fondamentale. È importante dedicarsi a se stessi. Quindi, per ricostruirsi dopo la rottura, è fondamentale cambiare un po' le proprie abitudini e dare un'interruzione di schema alla nostra vita. Questo credo che sia un fatto molto importante, un fatto fondamentale. Dobbiamo prendere coscienza di tutto ciò che ci può far bene e di tutto ciò che ci può far male, perché dobbiamo perseguire il nostro bene e aborrire il nostro male. Per riconquistare il tuo ex spesso è, diciamo, anzi quasi sempre, per non dire sempre, è ripartire da se stessi, ricostruirsi. Questo è un punto fondamentale, perché se siamo emotivamente instabili, se abbiamo paura, ma come faccio a stare senza l'ex? Ma come mai? Allora non riusciremo a riconquistarlo. Per riconquistare l'ex è di fondamentale, dico fondamentale, importanza, una cosa fondamentale. Dobbiamo trovare, diciamo, che cosa? Dobbiamo trovare la nostra gioia, dobbiamo trovare il nostro sorriso. Soltanto ritrovando la nostra gioia e il nostro sorriso, riusciremo a riconquistare il nostro ex, riusciremo a, diciamo, ad avere la possibilità di, diciamo, la possibilità di riconquistarlo. Quando provi dei sentimenti per il tuo ex, quando dici a te stesso che ami il tuo ex, allora devi per prima cosa mettere in atto un potente mantra per agire e riportare, diciamo, calma nella tua mente. Quindi ripeti a te stessa: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Dobbiamo tenere presente che non è che dobbiamo perdonare, dobbiamo accogliere, dobbiamo entrare in una forma mentale per cui saremo noi a valutare se vale la pena, se il nostro ex si merita le nostre attenzioni. Dovremmo noi valutare se vale la pena eventualmente, diciamo così, gratificare il nostro ex oppure se non vale la pena. Dobbiamo tenere presente questo perché l'atteggiamento è questo. Nel medio e nel lungo termine, questo è sicuramente l'atteggiamento migliore, perché se magari tu agisci nel breve termine, sì, puoi ottenere magari che lui ti cerchi in qualche modo, ma non otterrai risultati, anzi verrai sfruttata ancora di più. Quindi questo è il punto fondamentale. È importante non andare veloci. La fretta è cattiva consigliera. Quando
vuoi conquistare il tuo ex, parti dal presupposto che tu devi valutare se dare a lui o a lei, diciamo, perché questo io lo faccio come se fosse una donna che vuole conquistare un uomo, ma mutatis mutandis vale anche nell'altro caso. Diciamo se vale la pena dare al tuo ex una seconda possibilità, e quindi devi prenderti del tempo dalla rottura, perché gran parte, diciamo così, questo te lo posso garantire, della riconquista è legata alla ricostruzione personale. Restare in positivo, diventare la miglior versione di te stessa, migliorarti come persona, cioè trovare lo stimolo per migliorarti come persona è la cosa fondamentale. Per far vedere al tuo ex un cambiamento, non puoi parlare, proporti come al passato, ma non è che devi cambiare per il tuo ex, devi cambiare. Più che cambiare, devi migliorarti per te stessa. Questa è la cosa fondamentale. Prendere le distanze, anche se ama ancora il tuo ex, è necessario. Quindi questo è fondamentale. Il tuo ex vuole approfittare, tra virgolette, della tua libertà. Può approfittare del fatto che tu gli dai degli stimoli di un certo tipo, ma tu te ne devi altamente fottere. Questo è la cosa fondamentale, è un fatto fondamentale questo. Non devi assolutamente dargli credito, non devi assolutamente dargli corda. Piuttosto che chiederti come riportare indietro il tuo ex, la prima cosa che devi chiederti è come diventare una persona migliore, come diventare veramente la miglior versione di te stessa. Una volta che hai fatto questo processo di ricostruzione, intanto devi applicare il no contact. Quindi devi staccare dal tuo ex, è fondamentale, devi staccare, applicare il no contact e toglierlo subito dai maroni, senza cercarlo. Operativamente devi fare questo. Devi diventare imprevedibile. Lui non deve assolutamente più avere riferimenti su di te, su cosa fai, su cosa non fai, devi apparire, devi sparire, non devi assolutamente fargli capire. Più dubbi li generi, meglio è. Più dubbi li generi, meglio è. E nel tempo del no contact è fondamentale. Talvolta non basta neanche 21 giorni, ci possono volere anche 3 mesi, ma il distacco ci deve essere. E devi diventare imprevedibile. Poi devi usare la psicologia inversa. Qualora torni, e ti posso garantire che ti verrà a cercare se tu fai le prime due fasi nel modo giusto, anche mostrando un cambiamento nei social, perché la prima cosa che farai verrà a spiarti nei social, quindi mostrare un cambiamento dove farai capire di essere la migliore versione di te stessa. E questo posso dirti che è un punto fondamentale, è veramente importante diventare la migliore versione di te stessa, è veramente importante essere, diciamo, una persona nuova, una persona che sa quello che vuole. Questo è fondamentale. Se tu non diventi la migliore versione di te stessa, non riuscirai a, diciamo, a sedurre, a conquistare, a far innamorare nessuno. Questo devi tenerlo presente, è un punto estremamente importante, è un punto centrale, è davvero un punto centrale. Se non riesci a fare questo, non riesci a fare altro. Quindi devi utilizzare la psicologia inversa, quindi allontanarlo anziché avvicinarlo. Mostrare un cambiamento e mettere degli antagonisti. Queste sono le cose che puoi fare. E attendere che lui si manifesti. Passerà del tempo, passeranno delle cose, ma sai, nella vita le cose possono cambiare, possono modificarsi, la vita che stai vivendo cambia, e si hanno dei fenomeni regressivi quando ci rendiamo conto che una cosa è, diciamo,
non ce l'abbiamo più a disposizione, o quando avrà un problema, magari con una relazione che è iniziato. E quindi, se tu usi questo atteggiamento, è molto probabile che ti venga a cercare. A quel punto lì, allontanalo, frenzonalo, in modo tale che sarà spinto ad investire su di te. Ma tu devi anche essere, apparire una persona trasformata, altrimenti, se non sei una persona trasformata, se sei sempre la stessa persona, beh, ricadranno sempre le stesse cose. Quindi questo è un qualcosa di importante. Impara a trasformare la tua vita, impara a dare un nuovo valore alla tua vita, applica queste cose, quindi no contact, diventa la migliore versione di te stessa, psicologia inversa, imprevedibilità. E questo è il metodo migliore per riconquistare il tuo ex. Bene. E per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo ovviamente di iscriverti al canale, attivare la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.